Da oggi smetto di fumare e non prenderò più né whisky né quelle pillole. Dicono che presi insieme fanno male. Così Pierre sarà contento. Che faccio stasera? Vado a mangiare dal pescatore. E da lì ti telefono. Ti dirò che sto cenando con un altro. Ha ragione Dominique. Devo vestirmi meno da signora per bene. Slaccio un po' qui. Come piace a te. Quando vieni domani sera non ti farò fare l'amore subito. Ti dirò che mi sono innamorata di un altro, che ci dobbiamo separare, ma che resteremo amici. Poi, quando mi farai la scena di gelosia. Giuro che questa è l'ultima volta. Non ne prenderò mai più. Thank you.
Ma cosa vuole? Cosa vuole? Mi lasci in pace. È inutile, Milù. Non puoi scapparmi. No, non ti prenderò con la forza. Sarai tu. Sarai tu a pregarmi. A supplicarmi perché ti prenda. In ginocchio. Per terra. Se vuoi sapere perché tuo marito ti ha mandato qui, te lo posso anche dire. Se vuole dirmi che mio marito è un amante, io non le crederò mai. Io e lui siamo una cosa sola. Tuo marito non ti tradisce. È un assassino. Adesso puoi andartene. No, ti aspetto. Ciao, Pierre, mi raccomando. Un cognac, per favore. Grazie, me ne dia un altro. Mi ha fatto sdraiare per terra, e lui sopra di me, con un coltello. Poi all'improvviso se n'è andato. Se ho capito bene non è successo niente. Ti ha messo a terra, ti ha minacciato con un coltello, e poi di colpo è sparito così come un fantasma. Guarda, guarda come mi ha ridotto il vestito. Sono scappata in quel bar per non stare sola. Per stare con qualcuno. Ha detto che... Oh, mio Dio. E se mi avesse uccisa? E poi tutto a un tratto... mi ha lasciato andare. Ma perché non hai avvisato subito la polizia? Facciamo una cosa, andiamoci adesso. Ma no, quelli ti fanno solo riempire dei moduli. Va bene, come vuoi tu, amore. Ma adesso dobbiamo tornare in città. Scusami. Purtroppo ho una telefonata urgente da Monaco. Ti aspetto giù, eh? Thank you.
Pierre. Dimmi. Scusami se ti ho fatto venire fin qui. Ma no, figurati. È che avevo spostato tutti gli appuntamenti per oggi. Così avremmo potuto passare il weekend insieme domani. E invece ti salta fuori Jack lo squartatore. Hai ricominciato, eh? No, no, è un vecchio flacone. Sì, certo, un vecchio flacone. Su, andiamo. Sì, sì. Amore? Sì. Se fosse successo qualcosa con quel maniaco, mi vorresti ancora bene? Potrebbe sorgere il problema se tu mi dicessi, Pierre, ho avuto un amante. Ma così, se uno ti salta addosso e ti violenta, perché dovrei volerti meno bene? Io ti vorrei bene comunque. Anche se una bionda mi violentasse? Pierre, no, non scherzare, ti prego. Oggi ho capito quanto sei importante per me. Ci hai messo un po' di tempo. Ciao. Era Pierre al telefono. Pierre verrà più tardi. Come? Ho parlato con Pierre, dice che verrà più tardi. Lo sapevo, sempre la stessa cosa. Non ti arrabbiare. Che? Non ti arrabbiare. Parliamo? Sì. Guarda chi c'è! Chi è? È Minou, una mia amica. Vieni che ti presento. Aspettatemi al tavolo. Tu vieni con me. Chi è la donna più bella del mondo? Tu. No, tu. Giorgio, il braccio destro di Pierre, Dominique. Piacere. Piacere. Alessandro, Minou e Giorgio. Ballate. Balla con lei. Volentieri. Giochiamo, 100. Cool. 200. Vedo. Ah, poker direi. Ah. Adesso non farti venire un colpo come il povero Dubois. Dubois? Jean Dubois? Che gli è successo? Non lo sapevi? L'hanno trovato secco 4 giorni fa, mentre tu eri al mare. Tuo marito non ti tradisce. È un assassino. Svegliami. Ucciso. Non mi meraviglierei. Con gli accidenti che gli mandava a mezzo mondo. Ma no. Dubois è morto per un'embolia cerebrale. Perché non parliamo di cose più allegre, eh? Hai perfettamente ragione. Balliamo. Certo. Simili diagnosi si riscontrano di norma in gravi incidenti dovuti a prolungate immersioni, seguite da immersioni rapide, fatte senza rispettare i tempi tecnici di decompressione. Fenomeno che ha destato la perplessità dei medici. Prolungate immersioni, seguite da immersioni rapide. Fenomeno che ha destato la perplessità dei medici. Ehi!
prolungate immersioni seguite da immersioni rapide. Fenomeno che ha destato la perplessità dei medici. Hai visto che dicono? Non vorrei essere cinico, ma è morto al momento giusto. Mi aveva fatto un grosso prestito. Ma tu dovrai pagare lo stesso, no? Ci sarà qualche erede. Sì, sì, certo. Mi salteranno addosso. Speriamo che si facciano vivi il più tardi possibile. Pierre. Che c'è? Se ti è successo qualcosa, dimmelo. No, comunque niente che riguardi questa testolina. Ah, a proposito, oggi non posso venire a pranzo, cara. Ho una colazione da fare. Non stiamo così poco insieme. Dammi ancora un po' di tempo, ti prego. E poi vedrai che non sarà più così, te lo prometto. E va bene. Andrò da Dominique. Cos'è? Mi vuoi fare gelosire? Perché non ha scrupoli in fatto di letto. Ma caro, a Dominique piace tutto. E poi tu dovresti saperlo bene. Non stavi con lei prima che la mia bellezza ti folgorasse. Certo, appunto per questo. Ordine del giorno. Zii padrone. Ore 17, dopo visita a Dominique, venire in fabbrica per incontro commissario Poretti. No, Minù, mi fai fare tardi. Zii padrone, fare tardi. Sì, sì, va bene, d'accordo. Se ritelefona quella rompiscatole, dille che l'arredamento sarà pronto per il 15. Piuttosto fatti dare l'assegno, eh. Chi? Il fotografo? No, digli che lo richiamo io. Ah, senti, oggi non vengo. No. Ciao. Su, calmati, ma ci stai ancora pensando. Io non vedo il problema. Un tizio ti salta addosso in un posto isolato. Intanto è un complimento per il tuo sex appeal. Poi o ti piace e ci stai, o non ti piace e lo scarichi. Magari succedesse a me una cosa così. Ma che ti diceva? Mi ha detto di sapere qualcosa che può danneggiare Pierre. Dai, non dirmi che sei così ingenua. Cosa vuoi che sappia quello su Pierre che non sappiamo tutti? E poi si è fatto più vedere? E allora di che ti preoccupi? A Pierre hai fatto bene a non dirgli tutto. Alla fine accusava te di adescamento. Ma sì, hai ragione. Mi impressiono troppo facilmente. Dai, andiamo da me. Ho della roba nuova da farti vedere. Per lei. Come vi sembro? Bella, chi te l'ha fatta? Un fotografo, uno nuovo. L'ho conosciuto da poco. Ti assicuro, per un weekend niente male. Funziona. Ma non li può vendere? Magari, figurati che pubblicità. Ci sarebbe la coda alla porta. Prenditi un whisky. Volentieri. Ne vuoi uno anche tu? No, grazie. Se non ti scandalizzi, ho anche qualcosa di più interessante. Vieni a vederlo. Foto pornografiche. Non ne hai mai viste? Anche in questo campo c'è del buono. Guarda. Guarda questa. E non dirmi che non ti piacerebbe. Pensavo che non fosse il tuo genere. Boh, a me va bene tutto. Basta che mi piaccia. Ti posso domandare una cosa? Certo. Tu e Pierre. Sì, dico, quando me l'hai presentato, stava con te, ma fino a che punto? Vuoi che vada nei dettagli? Scusami. Acqua passata. E poi non era il mio tipo. Colpa mia, naturalmente. A me piace cambiarli spesso. Thank you.
ci trovi? È una delle più stupide. Come l'hai avuta? Come l'ho avuta? Vengono da Copenaghen. Là le vendono nei supermercati. Senti, me la puoi prestare? Ma certo. Anzi, tienila, te la regalo. Come le stavo dicendo, signora, sono cose che succedono spesso. Maniaci sessuali. Lei ha fatto benissimo a non contrariarlo, se no poteva diventare pericoloso. Comunque, non si preoccupi. In genere non si fanno più rivedere. In ogni caso, questi sono i miei numeri telefonici. Mi auguro che non si ripeta. Sono a sua completa disposizione. Grazie. Scusate, ma ora devo scappare. Ciao, Pier. Ciao. E auguri per i tuoi affari. Grazie. Spero che tutto ti vada nel migliore dei modi. Lo spero anch'io. Arrivederci. Arrivederci. Da questa parte. Vieni, commissario. Addio. Ciao, Pier. Ciao. Signorina, ma dove è andato a finire Giorgio? Bene, lo mandi subito qui. Perché sei così nervoso? Scusami, cara. C'è qualcosa che non va. Sono tua moglie. Ho diritto di saperlo. Ma te l'ho già detto, Minù. Le cose non vanno molto bene. Però con la prossima stagione spero proprio di rifarmi completamente. Sempre che me ne diano il tempo. Chi? I creditori, le banche, i finanziatori. Gente come Dubois. Adesso vorrei che tu mi spiegassi una cosa. Perché ogni volta che parliamo salta sempre fuori questo benedetto Dubois? Perché è morto. Allora lasciamo in pace i morti e pensiamo a noi stessi, va bene? Ecco, guarda. Questi progetti possono rivoluzionare la tecnica dei respiratori subacquei, ma non riesco a trovare il finanziamento. Scusami, Pierre. Ciao, Mino. Ciao. C'è di là quel signore della finanziaria. Non vuole accettare i rinnovi senza parlare personalmente con te. Mm-hmm. Domani. Ok. Scusami, cara. Ci vediamo stasera. Andiamo a mangiare fuori noi due soli. Va bene. Ciao. Ciao. Giorgio, l'accompagni tu? Certo. Mi chiami la signorina Dominique? Sì, sì, ho capito, Giorgio, ma è che trovo Pierre così nervoso, preoccupato. Tu sai, Minù, che stiamo passando un momento molto difficile. Lo so, Pierre mi ha anche detto che se quel povero Dubois non fosse morto così all'improvviso. Addio, Fabrica. Non si dovrebbe dire, ma quella morte è stata una vera salvezza. E poi Dubois era un vero strozzino. Mi scusi, vuol fumare? Prego. Cosa c'è là dentro? È la nuova camera di decompressione. Entra. Stanno provando le nuove miscele. Ti raggiungo. Anche qui? Sì. Buongiorno, signore. Buongiorno. Quanto sei? 15. Molto bene. Là dentro ci sono 15 atmosfere di pressione. Guarda. È come se quell'uomo stesse a 150 metri di profondità. Tuo marito non ti tradisce. È un assassino. Prima che possa uscire per essere riportato senza pericoli vitali alla pressione ambiente, dovrà fare delle lunghe tappe alle varie pressioni intermedie. Ci vuole molto tempo. E altrimenti? Altrimenti morirebbe nel giro di pochi minuti per embolia diffusa. Thank you.
Anch'io ti amo, Pier. Perché non ti confidi con me? Ti sento lontano, preoccupato. Credimi, qualunque cosa ti sia successo, Pier, io sarò sempre con te. Senti. Voglio chiederti una cosa. Sai, quando ero al mare, ma chi può essere? Sono quasi le due. Ma vado io. Grazie. Mi lascia in pace, andrò alla polizia. Non ti conviene. Alla polizia farei sentire questa registrazione. Adesso togliamolo dalla camera di decompressione. Sta diventando cianotico. Sei sicuro che nessuno sospetterà niente? Ma sì, sembrerà un'embolia. Era vecchio, in fondo gli poteva capitare. Vedrai, passerà per morte naturale. Hai sentito la voce di tuo marito? Vieni domani all'indirizzo che ti ho detto. Sola, se no lo denuncerò. Vedrai che ti piacerà. Ciao, ciao Dominique. Ci vediamo domani, eh? Ciao. Dominique, che voleva a quest'ora? Tu sai com'è Dominique. Doveva chiamarmi alle 11 e se n'è ricordata adesso. È inutile, quella non cambia mai. Beh, a me è passato il sonno, beviamo qualcosa? Sì. Vieni domani all'indirizzo che ti ho detto. Solo, se no lo denuncerò.
Quanto? Quanto mi piacerà? Quanto sei disposta a darmi? Adesso togliamolo dalla camera di decompressione. Questo apparteneva a quel povero Dubois. Gli serviva per registrare i colloqui d'affari. Certo non pensava che avrebbe registrato la voce dei suoi assassini. Mi dia quella registrazione. Ho portato $1,000. Ah. Lei come l'ha avuta? So essere al posto giusto, nel momento giusto. Siediti. Siediti. Tu non hai potere su di me. Tu hai solo un po' di carta colorata. Non hai capito niente, Minù. Sono il padrone della tua anima. Del tuo corpo. Lei è pazzo. Voglio quello che mi piace e me lo prendo. La vita è godere. Tuo marito non è pazzo e ha ucciso un uomo solo perché gli doveva dei soldi. Tu non sei pazza e vieni qui a darmi te stessa per salvare un assassino. Voi che non siete pazzi sapete solo fare cose abominevoli e le fate per soffrire. Io invece le faccio per godere. Mi lasci andare! E apra immediatamente quella porta! Va bene, vattene se vuoi. Ma tuo marito avrà l'ergastolo. Vedrai, sarà tutto più piacevole di quello che pensi. E va bene. Sono qui, faccia quello che vuole. Avanti, si sbrighi. Dopo però voglio quel registratore. E allora? Non mi ha sentito? Ho detto che sono pronta. No, non così, Minù. Devi pregarmi, chiedermi che ti tocchi. Desiderare di essere mia, senza pudori. Come una schiava, come una puttana. Togliti il cappotto. Togliti il cappotto. In ginocchio. Inchinati. Giovanni, è tornata la signora? No, no, non ha importanza. Ah, non dirle che ho telefonato. Pierre, che cos'è? Non ti ho mai visto così. Sono stanco, Giorgio. Fino adesso ho tenuto duro, ma non so se ce la farò ad andare avanti così. Dai, abbiamo superato momenti peggiori. Lasciamo perdere, che stavi guardando? È l'incartamento di Dubois. Stamattina è arrivata una lettera dell'avvocato degli eredi. Non sono più teneri del morto. Ci danno tempo fino alla fine del mese per pagare. Si potrebbe chiedere una rateizzazione. Quelli sono dei Dubois. Rispondi che pagheremo. Come vuoi. Sì? Ah, sì, vengo subito. Giorgio, aspettami qui. Sì. Thank you.
è tuo. Te lo sei meritato. Oggi hai imparato cose che tuo marito non ti avrebbe mai saputo insegnare. Ciao, cara. Ciao. Che cosa hai fatto oggi? Sono stata in giro con Dominique. Ciao, Minù. Ciao, Dominique. Hai visto che avevo ragione, Pierre? Te l'avevo detto che ti avrebbe raccontato una bugia. Come va, cara? Io e Minuti stiamo preparando una piccola sorpresa. Oggi abbiamo sbagliato i tempi, ma non mi pare il caso di dirglielo in anticipo, vero, cara? No, no. E poi, un po' di gelosia fa sempre bene. Signore? Scusate, sì? Hanno portato questo per lei dalla fabbrica. Ah, bene. Portami il telefono. Sì, signore. Grazie, Dominique. Figurati. Ma cosa hai fatto? Sembra che vieni dal mattatoio. Sapessi cosa mi è successo oggi, Dominique. Shh. Me lo racconterai dopo. Vatti a preparare per la cena. Penso io a intrattenere Piero. Grazie. Va bene, vattene se vuoi, ma tuo marito avrà l'ergastolo. Devi pregare, chiedergli che ti tocchi. Desiderare di essere mia senza pudore. Senza pudori. Come una schiava. Come una puttana. Spogliati. Stappiamo questa bottiglia di champagne. È come se fosse il tuo compleanno. Ecco. Organizziamo una bottiglia di champagne. Tra noi? Sì. Per me? Come? Sì. Stai proprio ridicolo. Thank you.
No! 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 Minù! Che hai, Minù? Che hai? Ma che ti succede, Minù? Che ti succede? Niente, niente. Lasciarmi, Piero, non lasciarmi mai, ti prego, non lasciarmi. Non lasciarmi. La signora sta ancora riposando, non credo di poterla disturbare. Le porti questa busta, vedrà che si sveglia. Lasci, chiudo io. Bene, signore. Naturalmente ho tutti i negativi. È il mio mestiere. Vattene da questa casa. Tu sei la mia schiava e fai quello che dico io. A meno che tu non voglia che mandi a tuo marito quelle deliziose fotografie. Hai visto com'è venuta bene quella dove tu stavi parlando? Sei un pazzo schifoso! Lurido, vigliacco! Quando mio marito saprà tutto quello che hai fatto, ti ucciderà. È difficile che un marito sia orgoglioso di una moglie che lo crede un assassino e che per consolarsi viene a letto con me. Hai creduto che tuo marito potesse uccidere un uomo per denaro? Era solamente un trucco. Una voce ben imitata in un registratore. Io non ho mai conosciuto Dubois. Mi sono inventato tutto. Non è possibile. Non può essere vero. Non è vero. Ma cara, perché la prendi così? Ti dico la verità. Lo credevi colpevole e invece non lo è. E tu reagisci in questo modo. Ma perché hai fatto tutto questo? Per averti. Guarda stato un segno te, guarda stato un segno su. Jesus, I want.
pronto? Ma certo, cara, ti aspetto. Chi è? Ma no, vieni subito. Ciao. È Minù. Meglio che non ti trovi qui. Vestiti. Esci dalla porta di servizio. Ti aspetto stanotte. Ciao. Ciao. Che hai? Dick. Che ti succede? E quel tipo ha inventato tutto solo per portarti a letto. Ma bisogna dire che se l'è meritato. Dominique, ti prego. Scusami, cara. Scotti da morire. Mi sento ancora le sue mani sulla pelle. La sua bocca umida. Mi sono lavata 100 volte e mi sento ancora sporca. Ma tu l'hai fatto per salvare Pierre, credendo che fosse colpevole. Non lo so, non lo so più, Dominique. Ho creduto a quell'uomo, lo capisci? Ci ho creduto subito e ci sono andata a letto. Dammi qualcosa da bere. Certo, cara. Forse sospetti di averlo inconsciamente desiderato. Ma no, Minù, hai avuto un rapporto più erotizzante del consueto e ne hai provato piacere. Non ho provato piacere. Io non ho provato piacere. Su, baby. Senti, Minù, ci sono due tipi di persone. Quelle che hanno bisogno di protezione e quelle che hanno bisogno di darne. Sono contenta che tu sia venuta da me, tanto. Io mi sono sempre appoggiata a Pierre. Completamente. Per me è tutto, marito, amante, padre. E improvvisamente tutto è cambiato. Non so più che cosa fare. O riusciamo a convincere quel tipo a mollare, o dobbiamo dire tutto a Pierre. No, no, non voglio che Pierre sappia niente. Ho provato anche a dargli dei soldi, me li ha buttati in faccia. A lui interessa solamente la sua follia. Quanto gli hai offerto? $1,000. È tutto quello che hai? Non lo so. Vendendo i gioielli, forse $10,000. Ok, altri 10 li metto io. Ti ha tirato in faccia $1,000. Vediamo se fa altrettanto con 20,000. Tutto ha un prezzo, anche la follia. Non posso accettare. Gli affari di Pierre non vanno molto bene. Non so neanche quando potrò restituirteli. Non sto facendo l'investimento. Avanti, prendi. Perché fai tutto questo, Dominique? Ti ho chiesto qualcosa. E allora non crearti altri problemi. Grazie. Grazie, Dominique. Vieni fuori. Idiota. Ti è piaciuto tanto che sei tornata. 20,000 dollari. Dammi quei negativi. È una bella somma, no? Così spero che mi lascerai in pace per sempre. Per sempre. Che parola impegnativa.
Dammi i negativi. Mi offri $20,000 per la mia sconfitta. Perché così tu possa sputarmi in faccia. Mino, se io ti avessi offerto $20,000 in cambio del tuo corpo, ci saresti venuta? Sei uno sporco vigliacco. Ci saresti venuta? A farti baciare, accarezzare, violare tutta. Non mi toccare, ti odio. Per $20,000 ci saresti venuta? No, io no. E allora? Come speri di riaverti per $20,000? Hai già avuto quello che volevi. Se mi tocchi un'altra volta, prima t'ammazzo e poi ti denuncio. Quando eri sotto il mio corpo, ti ho sentita godere, come mai nella tua vita. Mino, ti è piaciuto talmente che adesso cominci anche a pagarmi. Sei un figlio di puttana. Prendi i tuoi soldi e vattene. Ti do 3 giorni di tempo per pensare. Se non torni prima d'allora, tuo marito avrà quelle fotografie. Almeno vedrà cosa sei capace di fare. 3 giorni, ricordati, Minù. 3 giorni. Porco! Vieni, bevilo. E non farti più venire certe idee in testa. Se Pier ti vuol bene, capirà. Ma come ho potuto credere che avessi ucciso Dubois? Come io ho creduto che il tuo ricattatore si sarebbe preso i $20,000. In fondo poteva prenderseli e continuare a ricattarti. E non capisco perché non l'abbia fatto. Mi incuriosisce. Quell'uomo è pazzo. Non pensa come tutti gli altri. Nessuno può indovinare quello che farà. Lucido, però. Quando si tratta di organizzare trappole. In ogni modo bisogna dire tutto a Pier. Come faccio? Sei bella, Mino. Ti amerà lo stesso. Stai con me quando glielo dico. Ho paura. D'accordo. È meglio dirglielo subito, stasera stessa. Chiamalo in ufficio. Sta calmo, Pierre, e ascoltami. Minù non ha torto. La morte di Dubois, il registratore, lo sai che è molto influenzabile. Comunque ha fatto di tutto per levarsi di torno quel pazzo. In fondo, nella tua situazione, poteva anche essere vero. No, che non poteva. La donna che amo non può credermi capace di ammazzare un uomo soltanto perché gli devo dei soldi. Crederlo fino a questo punto, al punto di andare a letto con un altro per poter distruggere le prove. Sì che ha torto. Dove vai? Via, Pier. Hai ragione. Io ti amo. Ti ho amato anche quando ho creduto che avessi ucciso un uomo. Ma ho rovinato tutto. Ferma. Tu non ti muovi di qui. Siediti.
Commissario Poretti, per favore. È questa. Non sarebbe legale, ma voi testimonierete che abbiamo trovato aperto. È sicura, signora, che sia proprio qui? Ma sì, certo, era qui. Questo posto sembra abbandonato da un secolo. Portala a casa. Io farò qualche indagine. A domani, signora. Pier, tu non mi credi, vero? Sì, sì, ti credo. Ma Pier, guarda, qui c'era un grande letto, molto grande. E qui c'era un diavolo, completamente rosso, tutto rosso. E qui c'erano tante, tante piccole manine bianche, tutte attaccate così. Ma può darsi che ti sei sbagliata. Qui è tutto vuoto. No, ma perché non mi credi, Pier? Ti ho detto che qui c'era un grande letto. E qui un diavolo rosso. E qui delle piccole manine, tutte bianche, te l'assicuro. Sì, a volte si fanno brutti sogni. Pier, perché non mi credi? Pier, perché non vuoi credere a tutto quello che ti sto dicendo? Va bene, ti credo. Ma adesso andiamo a casa, eh? Insisti con quelle pillole. Questa è l'unica cosa che riesce a calmarmi. E che ti distrugge i nervi. È anche colpa mia. Ti ho messo in ansia con tutti i miei guai in fabbrica. Pier, vorrei che fosse tutto un incubo. Vorrei essere pazza. Tu pensi che lo sono? Ma no, sei solo un po' stanca. Hai bisogno di riposare, ecco tutto. Può darsi che non era quello l'appartamento. Oppure avrei sbagliato l'indirizzo. Era là, t'assicuro. Non so perché era così diverso quel posto, ma era là. Sì, va bene. Adesso andiamo a dormire. Pier. Sì? Mi ami ancora? Ma certo. Non è successo niente. Grazie, è l'unica cosa che volevo sapere. Pier, c'è qualcuno. Che? C'è qualcuno in casa. Qualcuno in casa?
Non si accende, hanno staccato la luce. Sarà stato un guasto generale. Ma ho sentito dei rumori e poi è andata via la luce. Va bene, andiamo a vedere. Su, facciamo il giro di tutta la casa. I rumori venivano dallo studio. Allora andiamo nello studio. Ho paura, Piero. Dammi la mano. Guarda, Pier. Aspetta qui. E dopo questo spavento non mi merito un cognac. Ma sì, certo, te lo prendo io. Pierre! 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 Che c'è, Minù? Guarda! Era lì, era lì! Ma lì chi? Adesso è sparito. È sparito? Quell'uomo! Rideva! Ma che dici? Quell'uomo! Ma chi? Era lì, te lo giuro! Adesso basta, Minù! Pier, te lo giuro! Basta! Basta! Che altro mi stai pensando? Si rilassi. Scusatemi. Prego. Ora respiri. Profondamente. Ciao, Franco. Ciao, Pierre. Ciao. Tua moglie come sta? C'è il medico di là. Trovato niente? Sì. Quell'appartamento è disabitato da più di un anno. Me l'aspettavo. Grazie. Sono molto preoccupato, Franco. Pensa che stanotte ha visto quel misterioso persecutore perfino alla finestra. Chiedo scusa. Ah, sì, dottore. Venga, venga avanti. Franco, ti presento il professor Thomas, il commissario Poretti. Piacere. Le ho dato delle gocce per calmarla. Indubbiamente ha una grave forma di esaurimento. Dovrei ricoverarla per esami più completi, ma l'importante è che la smetta con quelle pillole. Sì, sì, lo so, dottore. Io faccio tutto il possibile, ma proprio non ci riesco. Forse deve svagarsi. Un viaggio le farebbe bene. Potrebbe andare sola oppure con un'amica. Io non posso. No, assolutamente. Sua moglie ha bisogno di lei. Deve starle molto vicino. Se consciamente o inconsciamente ha inventato tutta quella storia di persecuzione, l'ha fatto per lei. Per attirare la sua attenzione. Forse l'ha trascurata negli ultimi tempi. Sì, sì. Questo è vero, ma io il mio lavoro, la mia fabbrica in questo momento... Le stia accanto. In questi casi la tenerezza, l'amore fanno più di qualunque medicina. Non so. Non so più niente, Dominique. Comincio davvero a pensare che sono matta. Che mi sono inventata tutto. Dai, non lasciarti andare, sennò sei fregata. Senti, appena ho finito col lavoro vengo a trovarti. Ti prego.
Hai bisogno di parlare con un'amica? Sì. Ti aspetto. Ok. Ciao. Ciao. La ringrazio, professore. La terrò informata. Mi raccomando, è molto importante. Arrivederla. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederla, piacere. Bene, Pierre. Io non posso fare altro. Pronto? Hai fatto molto male ad avvisare la polizia. Molto male. Ti avevo detto 3 giorni. 3 giorni. Pierre! 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 Vieni! Sì, urla pure, Minou. Ti ucciderò. Minou! È lui, al telefono. Perché non volete credermi, ve lo giuro. Era lui che ha chiamato al telefono. Ha detto che vuole uccidermi. Pierre, non ho fatto il numero per sapere l'ora. Almeno tu credimi. Io non capisco più niente. Ma quest'uomo che la perseguita, signora, che tipo è? Come lo vede? Come lo vedo? Ecco come lo vedo. Ho una sua fotografia. Stava qui. Ne sono sicura. Te lo giuro, Pierre. Stava qui. Me l'hanno presa. Perché non c'è più? Era qui. Ce l'ho messa io. Ma era qui. Minou. Dominique. Chiamate Dominique. Chiamatela. Chiamate Dominique. Sì, sì. Dica pure pornografiche, commissario. Ognuno a casa sua guarda quello che gli pare. No? Io lo trovo normale. Sì, sì, certo, ma diglielo tu. Te lo ricordi, a casa tua, quando mi hai dato quella fotografia? Francamente non ricordo. Ne sei sicura, Minou? Dominique, ma perché? Non le è mai piaciuta la mia piccola collezione Cochon. Se mi avesse chiesto una foto me lo ricorderei. Per favore, commissario, mi accende? Grazie. È un assassino. Un fotografo. Te la regalo. Spogliati. Dominica. È il mio mestiere. Avanti. Porco. Prego. Senti, devo parlarti. Vieni. Non arriveranno mai quelle foto, Minou. Non esistono. Ma è la mia ultima speranza, Pierre. È la prova che non ho sognato. Che non sono pazza. È stato soltanto un incubo. Un brutto sogno. Non sei mai stata di nessun altro uomo. Non è meglio pensare così? Va bene, Pierre, ci proverò. E io intanto proverò a rubarti un'altra torre. Lo lasciamo squillare senza rispondere? No, no, può essere una cosa importante. Sì? No, Giorgio, devi cercare di arrangiarti da solo. Pierre, ci stanno aspettando. Ci sta aspettando chi? Ma Pierre, lo chiamavi l'appuntamento della salvezza. All'Hotel Derby, non ti ricordi? Dobbiamo andare a cena con quei 2 finanziatori che sono venuti in aereo apposta da Monaco. Che c'è? Scusa un attimo. Un appuntamento con quelli di Monaco. Dovremmo cenare assieme questa sera. Sto bene, Pierre. Fa quello che devi fare. Ti aspetterò. Non ti dispiace? Va bene, Giorgio. Ci vediamo là. Ok. Ciao.
Ciao. Ciao. Ancora non sono arrivati. Gli ho dato appuntamento al bar. Hai portato i progetti? I progetti li hai tu, Pierre. Come io? Ma sì, non ti ricordi. Te li ho dati ieri. Ieri? Ma ne sei sicuro? Sì. Accidenti. Hai ragione, l'ho lasciato a casa. Cerca di intrattenerli tu, io vado e torno. Va bene. Mi raccomando, fa presto. Sì, sì. Entschuldigen Sie bitte. Es ist eine halbe Stunde. Ja, ja, viene subito, Herr Wiederkommt. Vedi? Ora
funziona. Vuoi telefonare a tuo marito? Piero, hai visto? Non ero pazza, quell'uomo esisteva. Resta dove sei. Certo che esisteva. Quell'uomo l'ho creato io. Io ho diretto ogni sua mossa, ogni sua parola, per farti impazzire e perché ti spingesse al suicidio. E invece... quell'idiota continuava a giocare al maniaco sessuale, non è stato neanche capace di ucciderti. Non è possibile. Non può essere vero. Troveranno una donna uccisa da un bruto e un bruto ucciso da un marito innamorato. Kerr! Fermati! Ancora un attimo di ritardo e quel pazzo l'avrebbe uccisa. Butta giù quell'arma. Ma Franco, te l'ho detto, io sono arrivato mentre... Ho detto butta giù quell'arma! Ma guarda che ti stai sbagliando, Franco. Io ti stavo dicendo che... La sua telefonata mi sembrava incredibile, signora. Dominique! Minou. Minou. Dominique. Oh, povera cara. Chiamate gli altri per i rilievi. È un'autoambulanza. Minou. Pronto, centrale? Minou. Da parte signora. Del commissario Poretti. La squadra rilievi è un'autoambulanza a via Fleming. Lei rimane a nostra disposizione. Va bene, commissario. Cerca di stare tranquilla. Vieni con me. Appena ho finito. Ciao. Ciao. È molto grave, dottore. No, stia tranquilla. Ha perduto molto sangue, ma basterà una trasfusione. Buonanotte. Scattane una da quella parte. Thank you.
conosceva. Sì. Tu vieni, fai delle fotografie. Vai a fotografare l'altro. Vuole un whisky? Doppio, per piacere. Ne ho veramente bisogno. Ma lei come ha fatto a sapere? Non lo sapevo. Al principio non ho dato molta importanza allo strano cambiamento di Minou e al suo misterioso ricattatore. Fuori, per favore, cacciateli! Continui pure. Ho cominciato a sospettare quando Giorgio mi confidò che Pierre aveva rinnovato l'assicurazione sulla vita di Minou per una cifra enorme. Conoscevo bene Pierre. Per denaro avrebbe ucciso anche sua madre. Poi, ieri sera, dopo la storia della foto, non ho avuto più dubbi. Come la storia della foto? Quella foto esisteva veramente. È stato l'unico errore commesso da Pierre. Non ricordarsi di avermela regalata durante uno dei nostri viaggi a Copenaghen, dove abbiamo conosciuto quell'uomo che insieme alle sue foto vendeva le sue prestazioni personali. Le sue che? Prestazioni personali. E a dire la verità, niente male, commissario. Commissario, al telefono. Ah, grazie. Pronto? Scusi, ha una sigaretta? Certo. No, adesso non posso. Ti ho detto che non posso. Ha del fuoco? Sì, signore. Vengo io in centrale più tardi. Grazie. Ciao, ciao. Tieni. La prego, continui. Ah, sì. Dunque, della foto, sapevamo soltanto Minou, Pierre e io. E l'unico che aveva interesse a farla sparire era lui. Dopodiché non ho dovuto che aspettare il momento giusto per telefonarle. Gioco piuttosto pericoloso. Se non avessi fatto così, nessuno mi avrebbe mai creduto. Gelosia professionale, commissario. Comunque non so come ringraziarla, ma lei deve essere stanca. La faccio accompagnare. Sergente... Un'ultima cosa, commissario, tanto per lei è lo stesso. Invece di farmi accompagnare dal sergente, mi fa accompagnare da quello lì. Se le fa piacere. Sì. Ehi tu, accompagna la signora. Signor, sì. Grazie. Le pare. Via, via. Teneteli fuori, fotografi. Come ti senti adesso? Non sono mai stata così bene. Ti aspetto in macchina, sì. L'unica cosa che le chiedo è di non ricominciare a prendere quelle pillole. Sì, sì, stia tranquillo, né pillole né whisky. Molto bene. Arrivederla. Arrivederci. Per la fabbrica non ti preoccupare, coi soldi della doppia assicurazione sulla vita di Pierre rimetteremo tutto a posto. Ti prego, parliamone un'altra volta. Adesso voglio solo stare tranquilla. Hai ragione, scusa. Prego. Ciao. Ciao, Mino. Ciao, Dominique. Che facciamo? Senti, mi è venuta un'idea. Perché non andiamo a casa mia? Ho della roba venuta da Copenaghen da farti vedere.